Buongiorno, mi è venuta una bella idea. Realizzare un gruppo Facebook dove si discutano in chiave critica le tesi di Severino. A me appassiona trattare le obiezioni che possono essere poste all'ontologia severiniana. Però mi piace discutere in modo rigoroso di tali aspetti, di tali tematiche. Quindi proporrei che si realizzasse un gruppo nel quale incentrare la discussione su obiezioni mirate, ponderate alla teoresi di Severino. E quindi proporrei anche che a partecipare a questo gruppo fossero persone che intanto abbiano letto, studiato, compreso le opere teoretiche fondamentali di Severino, la struttura originaria, essenza del nichilismo, destino della necessità, tau totes, oltre il linguaggio, e altre opere che magari poi indicherò in descrizione sotto a questo video. Queste sono alcune delle opere imprescindibili per avere un quadro chiaro della portata incredibile. Proporrei anche che chi partecipasse a questo gruppo fosse laureato in filosofia. E poi ban immediato, permanente, per chiunque deragliasse da questo tipo di condotta, cioè dalla condotta auspicata del gruppo, la condotta per la quale si argomenti nel merito delle questioni trattate. Se volete realizzare questo gruppo perché vi appassiona il dibattito, perché vi appassiona argomentare in modo adeguato, rigoroso in filosofia, proviamo a concretizzare questa idea. Ci sono altri gruppi su Facebook dedicati all'ontologia severiniana, ma non sembra che vi sia un gruppo proprio incentrato su quello che ho appena esposto. Un gruppo di critica rigorosa alle tesi severiniane. Ovviamente, questo gruppo è anche teso a mostrare tutte le contraddizioni e i limiti della concezione del mondo avversa alle tesi severiniane, perché nel provare a rispondere e a confutare le obiezioni che possono essere poste a tale ontologia, è chiaro che automaticamente andrebbero a mostrarsi tutti gli errori, le contraddizioni della prospettiva avversa. Poi, perché mi piace questa idea? Perché al di là del fatto che io aderisca filosoficamente alle tesi severiniane, cercare di confutarle, cercare quindi innanzitutto di averle comprese, di comprenderle bene per poi criticarle, è il più alto esercizio che si possa sviluppare in filosofia, giacché queste tesi mettono in discussione e in modo rigoroso, non attraverso mera retorica, quasi la totalità della rappresentazione che abbiamo del mondo. Quindi mettono in discussione tantissimi assunti impliciti che vengono dati per scontati e quindi richiedono uno sforzo notevole di rielaborazione della realtà, di reinterpretazione e di lettura diversa del mondo a vari livelli, e questo è già qualcosa che si addice molto alla filosofia. Se a ciò ci aggiungiamo il rigore radicale che caratterizza queste tesi, davvero siamo di fronte al massimo esercizio filosofico. E quindi per questo ritengo a maggior ragione che un simile gruppo sia molto utile e rilevante in filosofia, che possa portare davvero la filosofia a livelli mai raggiunti prima. Quindi, se siete d'accordo con questo tipo di iniziativa, vi appassiona dibattere in modo rigoroso e adeguato in questo campo, che è il campo del pensiero, è il campo base della riflessione, vi chiedo di contribuire a realizzare questo gruppo, partecipare attivamente e anche iscrivervi al mio canale, dato che questo canale vuole proprio promuovere iniziative di questo tipo, portare avanti la discussione sulle tesi di Severino, mostrando nel mio caso che queste tesi siano corrette e vere.